le nuove strategie diagnostico-terapeutiche per le mielodisplasie. Sì, le sindrome mielodisplastiche sono delle malattie molto eterogenee, in cui negli ultimi anni sono stati fatti grandi avanzamenti, soprattutto nel campo della diagnostica. Oltre agli esami classici che sono l'emocromo, l'aspirato midollare, la citogenetica, infatti si è aggiunta la diagnostica molecolare con le metodiche di sequenziamento di ultima generazione che permettono di individuare delle mutazioni puntiformi anche in geni molto grandi. Queste metodiche hanno permesso di identificare delle mutazioni che sono frequenti nel 95% delle sindrome mielodisplastiche che permettono di differenziare per esempio le citopenie isolate rispetto alle mielodisplasie iniziali. In quanto per esempio nelle citopenie isolate può essere presente al massimo una o due mutazioni, invece nelle sindrome mielodisplastiche se ne trovano in genere più di due e il clone, cioè la quantità di cellule che viene interessata dalla mutazione, in genere è molto alta. Queste mutazioni hanno un significato diagnostico ma anche prognostico. Alcune come TP53, ASXL1 conferiscono una prognosi sfavorevole, invece SF3B1 per esempio è un gene dello splicing che è mutato nelle forme con sideroblasti ad anello, che è una forma specifica di sindrome mielodisplastica e ha un significato favorevole. Queste mutazioni indicano anche la possibilità di utilizzare delle terapie mirate. Per esempio le mutazioni di DH1 e DH2 aumentano l'attività della proteina e ci sono dei farmaci che inibiscono queste proteine. E un farmaco nuovo, che è lo Luspatercept, che è molto utile nelle sindromi mielodisplastiche con anemia, anche e soprattutto nelle forme resistenti a eritropoietina, e in particolare nelle forme con sideroblasti ad anello oppure con la mutazione di SF3B1.